anche nella zona libreria troverete i saggi di Luigi Manconi. La nostra intervista invece verterà soprattutto sulle cose che ha fatto e meritano il riconoscimento che poi riceverà, che come sentiremo è ispirato all'idea, Luigi, che tu hai dedicato almeno una parte della tua vita, quella pubblica, al tema dei diritti, che è una parola un po' generica, no? Mi metto qua. Una parola un po' generica che noi adoperiamo per indicare una serie di cose diverse che coincidono però in parte con le battaglie che tu hai combattuto per il poi magari le svolgeremo meglio anche una per una, ma ricordo la battaglia per il diritto a scegliere il destino della propria vita, anche della fine della propria vita, la battaglia sulle carceri, la battaglia per i diritti dei migranti. Vorrei capire, prima di farti raccontare alcuni di questi episodi, cosa secondo te ti ha spinto fin da giovane? Tu sei stato uno studente degli anni 60, eri un ragazzo sardo, hai studiato a Milano all'Università Cattolica, hai partecipato alle manifestazioni di quegli anni e ai movimenti politici di quegli anni, in particolare a quelli che si chiamavano i movimenti della sinistra extraparlamentare, che però non tutti e non sempre hanno avuto a cuore questi destini, i destini delle persone incarcerate, malate, drogate, che fanno scelte sessuali diverse da quelle della maggioranza. Cosa ti ha spinto dentro anche quei momenti a occuparti di queste cose? Cosa ti ha colpito di questi destini tanto da farne poi nel seguito della tua vita il tuo impegno maggiore? Intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie di questa possibilità di incontro e dell'onore che mi viene fatto. Rispondo immediatamente alla tua domanda, anche se ci ho dovuto pensare, perché non c'è stato un momento particolare in cui io mi sono sentito indotto a scegliere una iniziativa, a condurre una battaglia, a perseguire un obiettivo. Faceva parte della mia vita, del mio carattere, della mia personalità. Tuttavia, c'è una data fondamentale che è una data dolente della storia italiana, e questa data certamente mi ha segnato in profondità. La data è quella del 15 dicembre del 1969, quando la mattina, leggendo il Corriere della Sera, ho avuto una notizia che fu una sorta di shock, ovvero il fatto che un ferroviere anarchico, Giuseppe Pinelli, detto Pino, era precipitato dal quarto piano della questura di Milano. Come sapete, quella tragedia seguiva un'altra tragedia, la strage di Piazza Fontana, che provocò molti morti e che costituì una sorta di strappo nella coscienza collettiva, lacerò l'opinione pubblica, produsse effetti sociali, culturali e politici dirompenti. Dunque c'era questo scenario drammatico, c'era questa ferita collettiva, ma la morte tragica di Pino Pinelli costituiva comunque un elemento che per me fu certamente cruciale,
cioè la tragedia di quella strage, la carneficina, la banca dell'agricoltura, tutti gli effetti politici si concentrarono poi intorno al corpo di quell'uomo precipitato dal quarto piano della questura, dov'era trattenuto illegalmente. Ebbi la fortuna di interessarmi immediatamente da quella mattina di quella vicenda, di studiarla a fondo, di seguirla giorno dopo giorno, di scriverne quotidianamente, e così mi appassionai drammaticamente al fatto che una tragedia, al di là del suo carattere generale, degli effetti complessivi, dell'influenza che ha sull'intera società e i suoi equilibri, poi si concentra nella biografia individuale della vittima. Ecco, questo credo fu l'inizio di un interesse, di uno studio, di una militanza e di una passione. Cercare di individuare all'interno delle tragedie collettive i nomi e i cognomi, le biografie, la vita di coloro che non sono più, le ragioni della loro esistenza, le loro relazioni familiari e sociali. Quindi vedere la vittima nella sua personalità e ancor più nel suo corpo, quel corpo che aveva sofferto, che si era ammalato, che aveva amato, che era stato amato, e poi ciò che di quel corpo fa strage. Credo che così ebbi inizio questa mia dedizione a queste vicende, che non sono vicende di morte, sono vicende di vita e di morte, di coloro che sono diventate vittime, ma per ricordarne la vita, di coloro che sono morti, ma per celebrarne l'esistenza, di coloro che hanno patito un'ingiustizia, ma per cercare di dare loro giustizia. Ecco, se devo rispondere a questa domanda, che è molto impegnativa, devo dire, questa è la risposta che mi viene di dare. Questo ti ha portato negli anni, anzi ormai possiamo dire nei decenni, a occuparti proprio di singoli casi, di singole persone, di singoli morti e possiamo dire anche di singole vittime. Io ho in mente un elenco che è sicuramente incompleto, che però riguarda Francesco Mastrogiovanni, che è morto legato a un letto di contenzione in una di quelle strutture psichiatriche che purtroppo, nonostante la legge, rievocano in qualche modo l'elemento di tortura della dimensione manicomiale. Ricordo Giuseppe Uva, Federico Aldrovandi, il ragazzo di Ferrara ucciso durante un normale, tra virgolette, controllo di polizia, Riccardo Magherini, e poi Stefano Cucchi, che è il caso, non è il caso più interessante, perché non esistono casi più interessanti, appunto come hai detto tu, si tratta di rispettare e valorizzare e in qualche modo onorare la singola vittima, il singolo corpo, la singola persona che viene uccisa. Però il caso di Riccardo Cucchi, per il caso di Stefano Cucchi, è stato per molti aspetti straordinario, fuori dall'ordinario, anche per l'esito che ha avuto, cioè una condanna che è diventata definitiva nell'aprile del 2022. Ma quando il 22 ottobre del 2009, guardate caso esattamente 40 anni dopo questa scena iniziale, questa immagine iniziale della morte di Pinelli che Luigi Manconi ci ricordava, tu sei stato coinvolto immediatamente in questa vicenda che ha dei caratteri appunto esemplari che secondo me è importante raccontare, non solo perché può essere in qualche maniera consolatorio che la giustizia alla fine, in quel caso in qualche maniera la giustizia, che non vuol dire
ridare vita a un ragazzo ucciso c'è stata, ma che tutta la vicenda ha segnato un modo anche diverso di intervenire pubblicamente, di intervenire per esempio mediaticamente, di intervenire per esempio mostrando quel corpo. Forse ricorderete le foto del corpo di Cucchi torturato, mostrate immediatamente con grande, credo, sacrificio e grande dubbio da parte della famiglia, come un elemento decisivo nel generare nell'opinione pubblica e anche però nelle forze di polizia, nelle istituzioni, un'attenzione particolare. È stato per te importante quel caso ed è qualcosa che ti sembra possa indicare una dimensione di intervento anche pubblico che coinvolga ciascuno di noi di fronte a storie di ingiustizia come quella? Sì, credo proprio di sì. Guardate, io avevo appena saputo della morte di Stefano Cucchi e questa morte fu immediatamente accompagnata da una sapiente campagna mediatica che lo presentava sostanzialmente come un tossicodipendente all'ultimo stadio che in sostanza si era ucciso da solo. Dopodiché il TG1 trasmise delle immagini della palestra dove si recava Stefano. Stefano era una persona dalla corporatura minuta, esile, e questo appunto accreditava quelle immagini che si voleva dare di lui come di una persona fatalmente destinata a morire a seguito di uno stile di vita non ordinato. Quelle immagini di lui in palestra che si allenava al pugilato mi colpirono moltissimo perché davano un'idea di forza e di vitalità che contraddiceva l'immagine posticcia che gli si voleva appiccicare addosso per spiegarne l'inevitabile morte. Da qui il mio incontro con la sorella Ilaria e l'inizio appunto di una mobilitazione. Pochi giorni dopo, la mamma e Ilaria mi convocarono e mi dissero: abbiamo queste foto riprese mentre il cadavere di Stefano era sul tavolo dell'obitorio. Né Ilaria, né la mamma, né il padre avevano voluto vederle perché ne intuivano il carattere crudele, ne intuivano la violenza che quelle foto mostravano, e quindi affidarono a me e all'associazione che presiedevo e che presiedo a buon diritto il compito di decidere cosa fare di quelle foto. Io ovviamente mi rifiutai, sostenni che non spettava a me ma aspettava alla famiglia, perché erano loro proprietà quelle foto, come erano loro quelle immagini e come era loro il corpo del loro congiunto rimasto ucciso e come era loro il dolore che quella morte determinava. Parlammo a lungo e infine decidemmo di mostrarle. Ilaria, il padre e la madre consentirono, senza ancora aver visto quelle foto, la loro pubblicazione ebbe un effetto dirompente perché erano immagini inequivocabili. Ma in quella circostanza io colsi qualcosa che poi mi ha accompagnato in questi decenni e che già avevo
intuito, conoscendo i genitori di Federico Aldrovandi, ucciso nel 2005. Cioè, colsi qualcosa che già attraversava la società italiana, già attraversava vicende analoghe di vita e di morte, ma che con quelle due donne in particolare, Patrizia Aldrovandi e Ilaria Cucchi, emergevano con maggiore forza. Che cosa? Emergeva cioè il fatto che mogli, figlie, sorelle, madri potevano rinunciare a qualcosa di intimo, com'è il dolore per la morte di un consanguineo, potevano cioè rinunciare a vivere nella riservatezza della sfera più profonda della vita familiare, quelle morti, rinunciando a un pezzo di quel dolore da vivere intimamente, per consegnare quel dolore alla società e a chi nella società lo volesse prendere sulle proprie spalle per farne una questione pubblica. Ecco, e quanto spesso viene ignorato, dimenticato, sottovalutato, trascurato, quei familiari e quelle donne, in particolare quelle donne, rinunciavano a un pezzo del proprio lutto, che è qualcosa che va vissuto proprio nell'intimità, per portarlo nella sfera pubblica, per farne questione politica, così com'è profondamente politica la questione del rapporto tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e le istituzioni e gli apparati dello Stato, tra i cittadini e le forze che all'interno dello Stato hanno il monopolio legittimo dell'uso della repressione e della forza. Cioè, quelle donne meravigliose sono state capaci di fare di quella sofferenza una grande questione pubblica, una questione di democrazia. E questo il grazie che noi dobbiamo dire a una lunga teoria di donne. Io penso ai familiari delle vittime di Ustica, penso a Daria Bonfietti, ma ancor prima penso a quelle donne che a Milano costituirono, dopo la morte, l'uccisione di Fausto e Iaio, l'Associazione delle Mamme del Leoncavallo. E per tornare indietro e per tornare a quel punto da cui mi sono mosso, per tornare a quella data da cui mi sono mosso, penso a Licia Pinelli. Alicia Pinelli che sin dal primo momento, con una dimostrazione straordinaria di dignità e di intelligenza e pronunciando pochissime parole, seppe impedire che il corpo del proprio marito, precipitato dal quarto piano della questura, finisse nell'oblio, ma diventasse invece una ferita sulla quale si sono chinate le nostre istituzioni, costrette a farlo dalla forza tranquilla di Licia Pinelli. E così via, tornando al percorso che facevo, arrivando appunto a quanti in questi anni hanno fatto quella stessa scelta. Ecco, per concludere, quello che voglio dire che quelle vittime mi sono sempre apparse nella loro irripetibile singolarità.
Dunque, non l'anonimato delle folle, non l'indistinzione delle vittime della repressione, ma all'interno di quelle folle, bersaglio delle stragi o delle repressioni, le biografie in carne e ossa delle persone, i loro nomi e cognomi e conseguentemente la loro rete familiare, amicale, le loro relazioni sociali. Ecco, penso che questo sia un modo di difendere i diritti umani che può evitare la retorica, può sottrarsi all'enfasi delle battaglie universalistiche per diventare qualcosa di molto concreto, qualcosa che ha a che fare con i corpi delle persone, con quei corpi che vogliono vivere e che l'iniquità costringe alle persecuzioni, alle carcerazioni, alle torture e poi ne fa appunto vittime anonime. Prima di cioè in cui abbiamo citato alcuni casi di cui ti sei occupato in questi anni, tra l'altro devo dire, ma la biografia di Luigi Manconi, diciamo, è pubblica, nel senso che uno apre un qualunque sito o la famosa Wikipedia e la legge tutta, da ruoli diversi: se è stato parlamentare, sia senatore che deputato, se è stato a capo di una commissione parlamentare per i diritti umani, sei animatore di iniziative, diciamo, non governative come l'associazione A Buon Diritto, hai ricoperto incarichi per esempio nell'Unione Nazionale Antidiscriminazioni come garante dei detenuti. In tutti questi casi però, e soprattutto nei casi che abbiamo citato, a cui aggiungerei, forse non ne parleremo, la tua anche sollecita presenza sulla vicenda di Giulio Regeni, ricordo una conferenza stampa, se non sbaglio, già nella Pasqua del 2016, Giulio Regeni è stato ucciso tra il gennaio e il febbraio di quell'anno. Tu in tutti questi casi, insomma, Luigi, ti sei trovato a intervenire su la violenza delle istituzioni. Questo in che rapporto ti pone con le istituzioni? Da un lato lo vedo come una cosa di contestazione, no? Tu insegui l'istituzione, la inchiodi, l'istituzione vuol dire anche solo la volante che ha provocato la morte di Aldrovandi, ma l'istituzione vuol dire anche Pinelli, cioè i grandi apparati dello Stato che nascondono le tracce di quel delitto. Questo in che situazione ti pone? Però nello stesso tempo sembrerebbe quasi che tu nelle istituzioni abbia una certa fiducia, tant'è che le tue battaglie le conduci, come stai dicendo, dentro una dimensione che è anche quella delle istituzioni, per esempio dei tribunali, della giustizia, delle ricerche e interlocuzioni di questo tipo. Che rapporto hai te con le istituzioni? Le senti in qualche momento nemiche? Oppure senti quello dell'istituzione come uno spazio irrinunciabile per portare avanti le battaglie di giustizia? Sì, è una domanda molto penetrante, direi, però prima voglio dire qualcosa sulla vicenda di Giulio Regeni, perché poi mi permette anche di spiegare meglio questo mio rapporto certamente contraddittorio con le istituzioni. La vicenda di Giulio Regeni è stata per me, come mai in nessuna altra circostanza, l'incarnazione del male assoluto. E vi dico perché. Pochi giorni dopo la morte di Giulio, ebbi modo di conoscere i suoi genitori e poi di promuovere al Senato, dove ero appunto presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani, una conferenza stampa. E in quella occasione
Paola, la mamma di Giulio, disse delle cose che non dimenticherò finché campo. In particolare due frasi disse. Una descrive la sostanza, la pratica, la materialità della tortura in maniera tremenda e ineludibile, nell'altra ne dà una definizione generale. Disse che quando per la prima volta dopo la sua morte videro il cadavere di Giulio, lei e suo marito lo riconobbero solo dalla punta del naso, perché il volto era così tumefatto e deformato da rendere impossibile l'identificazione. Poi disse, su quel volto deformato e tumefatto abbiamo visto tutto il male del mondo. Ecco, la tortura è esattamente tutto il male del mondo. E lo è perché interviene penetrando a fondo nel corpo e nello spirito della persona, degradandone la dignità, riducendola a mera sofferenza. Il corpo del torturato non ha più alcuna vitalità, è solo dolore. Tutto ciò accadeva in una Italia dove l'ordinamento giuridico non aveva ancora introdotto il reato di tortura, cosa che avverrà solo dopo 15-16 mesi. E non aveva introdotto questo reato nonostante che da 18 anni l'Italia avesse sottoscritto, mi sono sbagliato, da 28 anni l'Italia avesse sottoscritto la Convenzione internazionale contro la tortura. L'Italia sottoscrisse quella convenzione e per 28 anni non se ne fece nulla. Ora, una legge sulla tortura, contro la tortura c'è, è certamente una legge piena di contraddizioni, ma c'è. E ha già consentito che i responsabili di alcuni episodi di tortura, in particolare all'interno di alcune carceri italiane, siano stati condannati proprio in virtù di quella fattispecie penale. Allora, è una risposta la più diretta possibile all'interrogativo che mi è stato posto. È indispensabile che le istituzioni facciano il loro mestiere. Le istituzioni, personalmente, più che sentirle come nemiche, le ho sentite estranee. Posso dire che la gran parte, non solo della mia vita, ma la gran parte della mia politica si è svolta fuori dalle istituzioni. La grandissima parte della mia militanza, della mia attività pubblica si è svolta e si svolge fuori dalle istituzioni. Ma
una qualche fiducia nel ruolo delle stesse, io continuo a conservarla come una necessità ineludibile, ovvero le battaglie sulla questione dei diritti, ma più in generale tutte le battaglie per l'emancipazione hanno la necessità di passare attraverso le istituzioni, perché sono le istituzioni a riconoscere a quelle battaglie e agli obiettivi perseguiti una forma legale che cambia l'esistenza dell'intera società. La stagione dei grandi movimenti sociali dalla seconda metà degli anni 60 alla seconda metà degli anni 70 sono stati decenni dove la più grande mobilitazione collettiva ha portato alle più grandi riforme che il nostro paese ha conosciuto. Riforme, ecco un punto cruciale che spesso viene dimenticato con delle conseguenze nell'analisi della nostra società davvero disastrose, anni, dicevo, di grandi riforme sociali che hanno portato al riconoscimento di tanti diritti civili quanto di tanti diritti sociali, cioè all'accoglimento dentro il nostro sistema pubblico di fondamentali garanzie individuali e allo stesso tempo di fondamentali garanzie sociali. Dunque, le istituzioni sono qualcosa che rappresenta il fattore irrinunciabile della trascrizione nel corpo istituzionale, nel corpo pubblico, nel corpo amministrativo, delle istanze collettive. Non se ne può in alcun modo fare a meno. Il problema è di farne un buon uso. Il problema è far sì che quelle istituzioni non siano sorde e non siano mute. Questa tua attenzione che hai chiaramente, così lucidamente descritto qua e così moralmente, diciamo, descritto al destino delle vittime, al nome, alla singolarità delle vittime, al diritto di ogni vittima di essere rispettata, ricordata e anche ottenere per quanto può giustizia, ti ha portato negli ultimi tempi, in alcuni tuoi interventi pubblici, ora scrivi soprattutto su Repubblica, a porre questa questione anche come un elemento importante o addirittura dirimente nel giudicare le due guerre del nostro tempo, questi due eventi tragici e sanguinosi e anche divisivi dell'opinione pubblica, no? Come la guerra in Ucraina e quella a Gaza. Cosa ha significato, anzi che valore ha per te dal punto di vista proprio politico porre al centro della riflessione e della discussione su queste due guerre la questione delle vittime, dire, come hai ripetuto in questi articoli, stare dalla parte delle vittime? Cosa significa? Che posizione morale implica e anche che conseguenze politiche ha per te? Io ho fatto ricorso a una categoria che è di un grande teologo tedesco, che parla di attualità delle vittime. Cerco di spiegarmi. Noi siamo abituati, proprio in ragione del nostro livello di scolarità, della nostra acculturazione, della nostra capacità di leggere, studiare e riflettere, siamo abituati a porre come precondizione di ogni giudizio
ma ancor prima, come precondizione di ogni analisi, il contesto. Sia chiaro, è un'acquisizione del pensiero, è una metodologia fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza ed è un prerequisito dell'analisi. Ma, penso anche che l'importanza del contesto non deve mai rischiare di attenuare la pregnanza, la potenza, l'irriducibilità dell'attualità di chi è vittima ora. Per capirci e per passare da questo che può sembrare un ragionamento astratto a una situazione concreta, concretissima, dolorosa e sanguinosa, io non mi sognerei mai di sottovalutare la storia secolare e oltre dei rapporti tra la Russia e l'Ucraina. Non mi sognerei mai di ignorare cosa è stata la Crimea, di ignorare qual è stato, cioè, il processo che poi è precipitato, quel febbraio del 2022, nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Mai voglio ignorare questo contesto, ma, e qui accolgo proprio la tua sollecitazione, penso che vi sia una istanza morale che deve prevalere su tutto questo e che è l'attualità del dolore delle vittime, l'attualità della sofferenza, in questo caso, di quelle popolazioni invase. Allora io faccio una scelta che è morale e che è politica allo stesso tempo. Sto dalla parte dell'Ucraina, sto in particolare dalla parte degli ucraini, ancora una volta dei loro corpi, ancora una volta delle persone in carne e ossa, ancora una volta di quelle biografie. Questo è il passaggio fondamentale, il punto cruciale, il nodo essenziale. Detto questo, si può ignorare tutto il resto? Assolutamente no. È ovvio, assolutamente no. Ci sono le vittime, e tantissime, e degne tutte, dalla prima all'ultimo, del massimo di rispetto e del massimo di onore, e sono le vittime russe. E ci sono, e come, le storie di tanti che in questi decenni hanno patito per gli errori fatti dall'Ucraina, e personalmente ho vissuto molto da vicino la vicenda personale, ancora una volta un nome e un cognome, una biografia: Andrea Endi Rocchelli, fotoreporter di Pavia, ucciso da miliziani della Guardia Nazionale legata al sistema politico istituzionale dell'Ucraina. Io sto dalla parte di Andrea Rocchelli, e come, ho seguito tutta la sua vicenda, la battaglia dei suoi familiari per portare a processo i suoi uccisori, i suoi assassini,
e tuttavia io ho l'obbligo morale di guardare alla questione nella sua attualità, nel suo presente, e in questo presente le vittime sono gli ucraini. Sto dalla loro parte incondizionatamente. Questo, a mio avviso, è un punto cruciale. Rimangono pochi minuti per un paio. Noi abbiamo parlato quasi solo del tuo impegno in queste vicende, anche pubbliche, ma in realtà l'Associazione a Buon Diritto, che presiedi da 23 anni, mi sembra, fatto, vabbè, più o meno, 23 anni, esatto, si occupa di temi molto vasti, l'emigrazione, la politica delle droghe, il tema del fine vita e dei diritti bioetici, come si dice, sul proprio corpo, una serie di questioni su cui, insomma, Luigi, i progressi sono molto lenti quando ci sono. Io ti vorrei chiedere, proprio a partire da questa evidente esposizione personale in tutte le battaglie che fai, che hai fatto, che conduci in questo impegno e coinvolgimento morale legato alle tue competenze, al tuo potere piccolo, grande che è, di intervento pubblico, ma anche al sacrificio del tuo corpo, del tuo fisico, di metterti là, se provi, hai provato dei momenti di disperazione? Sì, e molti anche. Anche perché io sono un uomo di età avanzata, sono a Fano insieme a una esponente di A Buon Diritto Onlus, che è Camilla Siliotti, che invece di anni ne ha appena 30 e che è parte di questa associazione da quando di anni ne aveva 18-19. E quindi mi rendo conto che la mia ruvida pellaccia può sopportare frustrazioni e sconfitte, tantissime sconfitte. E però ho anche pensato sempre che a muovere le nostre energie, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, quindi anche le nostre azioni, è meglio che sia il pessimismo che l'ottimismo. In sostanza, proprio perché siamo profondamente pessimisti, troviamo le risorse per operare, per agire, per muoverci. Cioè è il pessimismo, nel caso poi mio personale, che fa parte della mia personalità, non certo di quella di un'associazione collettiva, è una concezione tragica dell'esistenza che mi induce a fare qualcosa per contenere quella tragedia. Io tanti anni fa, ormai, quando lavoravo collaborando all'associazione di Don Luigi Ciotti, apprendemmo da esperienze straniere l'importanza della strategia della riduzione del danno. Scoprì ben presto che la riduzione del danno non è solo una strategia legata alla lotta contro le dipendenze, non è solo una terapia, non è solo una politica di mediazione, addirittura è una categoria teologica, quella del male minore. Bene, questa categoria spiega molto bene, credo, quello che è la ragione di fondo dell'impegno di tanti e della militanza di molti, cioè il fatto che riconoscere
la forza, la violenza, la prepotenza del male, riconoscerla non significa arrendersi a esso, ma significa fare tutto ciò che è possibile per contenerne la brutalità, per limitarne appunto i danni, per ridurne gli effetti di morte, di oppressione che inevitabilmente produce. E dunque non c'è battaglia che non sia degna di essere combattuta se al centro ha un obiettivo che va verso la giustizia. Un'altra delle figure, e quindi ancora una volta nomi e cognomi, è grandemente sconosciuta ed è quella di Giuseppe Uva, un operaio di Varese fermato da polizia e carabinieri, portato in una caserma dei carabinieri, uscitone morto la mattina dopo. Per quasi 20 anni, unitamente ancora una volta a una donna, la sorella Lucia, abbiamo condotto una battaglia disperante, per usare il termine proposto da te, disperante. Tutte le porte venivano chiuse, un pubblico ministero fellone riuscì a manipolare un'inchiesta condotta malamente e si arrivò alla soluzione in tutti i gradi di coloro che erano stati responsabili di quella morte. La situazione era dunque davvero di una sconfitta senza attenuanti, con una donna che aveva impiegato 20 anni della sua vita, le pochissime, davvero pochissime risorse materiali di cui disponeva. Poi abbiamo deciso di fare l'ultima mossa rimasta a disposizione ed è stato un esposto alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani. 2 mesi fa la CEDU non solo ha riconosciuto ammissibile l'esposto, ma ha chiesto allo Stato italiano di dare risposte su quella vicenda o di trovare una mediazione con i familiari delle vittime. Quindi quello che sembrava una sconfitta senza alcuna attenuante, che cosa ha portato? Ancora nulla, ma ha riacceso una speranza e ci ha consentito di continuare in una battaglia che ha in gioco proprio, come posta sua, la dignità della persona umana. Ancora una volta questo, il cuore pulsante, palpitante dell'umanità stessa. Allora, prima di passare, ti vorrei fare un'ultima domanda ancora più personale, se mi permetti, intima. Tu stai scrivendo un libro sulla tua cecità. Perché pensi che anche questa situazione, questa condizione vada messa in comune, vada resa pubblica? Si tratta di un libro, direi nient'altro e niente più che un libro, certo, al quale tengo moltissimo, ma è un libro. La sua ragione di fondo è stata la volontà di raccontare la mia esperienza, che per me, come per tutti coloro che si trovano nella mia condizione, è un'esperienza drammatica, ma allo stesso tempo
per dire che quella condizione drammatica non è la fine del mondo. E uso intenzionalmente questa formula che nel linguaggio corrente è quasi scherzosa, perché anche il mio libro è spesso scherzoso. Cioè, diventare ciechi, guardate, è un'esperienza terrificante. E chi ha la fortuna di vederci bene, penso che non abbia difficoltà a comprenderlo. Però, ecco, la cecità non è una condizione di povertà assoluta. E non solo per me, che ovviamente godo di molti privilegi. La cecità può essere una condizione comunque piena, gonfia di cose, ricca di passioni. Cioè, la cecità non è un deserto, è qualcosa che può essere molto vitale e molto ricco. Si perde un'infinità di cose ed è davvero un dolore perderle. Ma non dico assolutamente, sarei uno sciocco, che se ne conquistino altrettante. Non è vero, se qualcuno lo dice mente, con la cecità si perde un'infinità di cose e tuttavia alcune se ne acquisiscono. Si acquisisce una sensibilità che certo non è negata a coloro che ci vedono bene, ma che nella condizione di cecità in qualche modo si è agevolati nel riconoscerlo, nel riconoscerle. E soprattutto si vedono le cose, attenzione, non è un lapsus, si vedono le cose da un altro punto di vista. Anche nella cecità, come in tantissime condizioni di handicap, e le persone con disabilità ve lo possono ben spiegare, si può faticosamente, sottolineo faticosamente, trovare anche tanta ricchezza. Va bene, io ti ringrazio anche per questa aperta e coinvolgente osservazione finale. Naturalmente non so se presenteremo il libro di Luigi Manconi a passaggi quando esisterà, ma prima c'è un passaggio ancora più importante. Certo, grazie comunque a Luigi Manconi e a Marino Sinibaldi. A Luigi Manconi spetta il compito di firmare la copia del libro che resterà poi nella biblioteca di Passaggi. E poi chiaramente Luigi Manconi si soffermerà per il firmacopie sotto il loggiato del Teatro della Fortuna. Diciamo che ormai è diventata una tradizione che ci fa molto piacere rispettare, quello di avere appunto nella biblioteca di Passaggi tutti i libri che vengono presentati, tutti con la firma del loro autore. Intanto io ringrazio Marino Sinibaldi per il suo ottimo lavoro come sempre, perché adesso poi c'è la... Grazie Marino, grazie mille, grazie. Perché poi c'è come sempre l'assegnazione, abbiamo detto appunto l'assegnazione di un altro premio importante di Passaggi Festival, si tratta proprio del premio Passaggi 2024 e chiamo a raggiungermi sul palco per leggere la motivazione
il vice sindaco del comune di Fano, Loretta Manocchi. Prego Loretta, adesso buonasera, legge la motivazione. Invito anche, prima che tu cominci a leggere, così ci raggiunge, Nando Dalla Chiesa, che è presidente del comitato scientifico di Passaggi Festival. Prego. Premio Passaggi 2024, 12ª edizione. Per aver trattato, usando le sue stesse parole, questioni intrattabili. Per aver provato a governarle attraverso la comunicazione, l'incontro, l'assidua frequentazione degli altri e dell'altro da sé. Per aver mantenuto sempre teso il filo dell'apertura e della laicità, alimentando la continuità tra studio e impegno politico e custodendo il legame e l'unità di intenti tra ricerca e attivismo civili. Per aver ecletticamente esposto diversi campi d'azione, la politica militante e istituzionale, la critica letteraria, cinematografica, musicale, l'insegnamento universitario e il giornalismo, disciplinando con rigore scientifico e precisione analitica la tua traboccante passione per l'indagine dei fenomeni sociali. Per aver fondato 23 anni fa a buon diritto, associazione che si è fatta carico non solo della tutela dei diritti, ma anche della divulgazione della cultura dei diritti. Per aver dato voce a temi scomodi e sottaciuti, la privazione delle libertà, la difficoltà dell'integrazione nelle società migranti. Per essersi dedicato ininterrottamente alla scrittura di libri fino alla pubblicazione di questo ultimo importante saggio, Poliziotto 68, Violenza e Democrazia. Per aver saputo conciliare la libertà solitaria della ricerca con l'attenzione al prossimo e alle sue esigenze d'ascolto. Per non essersi mai chiuso al mondo e anzi per aver riposto sempre fiducia nelle sue possibilità di cambiamento. Per tutte queste ragioni la direzione di Passaggi Festival e il Comitato Scientifico conferiscono a Luigi Manconi il premio Passaggi dell'edizione 2024, il presidente del Comitato Scientifico Nando Dalla Chiesa, il presidente di Passaggi Festival Cesare Carnaroli, il direttore di Passaggi Festival Giovanni Belfiori, il direttore del Comitato Scientifico Claudio Novelli. Complimenti. La pergamena viene consegnata e poi grazie sarà Nando Dalla Chiesa, grazie, presidente del Comitato Scientifico di Passaggi Festival, a consegnare la barchetta che è il simbolo di Passaggi realizzato da Bacedo Creation. E poi c'è anche la consegna dell'abbonamento all'app La Lettura, che è l'inserto culturale del Corriere della Sera. Ovviamente ringraziamo per questo evento COP Alleanza 3.0 e in chiusura chiederei proprio a Nando Dalla Chiesa di essere proprio quello che chiude questa bella serata. È una serata importante perché le parole di Luigi Manconi hanno ripercorso i decenni, ci hanno portato dentro meandri difficili della storia d'Italia, ci hanno fatto pensare. Le ultime parole ci hanno fatto pensare ancora di più, soprattutto hanno fatto pensare chi ha conosciuto Luigi molto tempo fa, quando questi problemi non c'erano e c'erano quelli che ci ha raccontato invece della storia d'Italia, partendo dal 1969. Quindi io lo ringrazio per questa importante testimonianza che ha lasciato di fronte alle domande di Marino Sinibaldi e per questo impegno continuo che non finisce mai. Per i diritti umani, i diritti civili. Grazie. Grazie, grazie Nando per queste belle parole, grazie ancora a Luigi Manconi e a Loretta Manocchi, grazie, per questa cerimonia. Grazie. Grazie a tutti e ovviamente grazie anche a voi pubblico, al quale diamo appuntamento poi a domani sera con il primo incontro che sarà alle 20:30. Grazie e buon proseguimento di serata se decidete di girare ancora per i posti di Passaggi Festival. Buonanotte.